Ciao! Ciao! Va bene. Dai, che oggi finiamo il sorpasso e iniziamo. Boh, Gucci, non lo so. Iniziamo con l'altro capitolo. Questo ormai la parte più impegnativa del sorpasso l'abbiamo fatto. Tutto quello che è il divieto, la pericolosità e il comportamento. Adesso vediamo invece. Quando ci sono i casi consentiti che chiaramente sono al contrario di quelli che sono vietati. Quindi, detto questo, potrei aver concluso l'argomento, però non è solamente così. Allora, abbiamo visto precedentemente, un attimo che così mi pulisco ancora gli occhiali, se no non ci vedo niente, perché gli occhiali si sporcano in una maniera impressionante. Ok, facciamo un po' più grande, così si vede meglio. Bene. Quindi abbiamo visto quando Ciao, è Betty. diventato. Ciao, ciao, ciao. Che abbiamo detto? Linea continua, sempre vietato il sorpasso. Linea discontinua, sorpasso consentito. Quindi in questo caso è una di quelle situazioni per cui possiamo effettuare il sorpasso perché senz'altro su una strada un bel rettilineo, senz'altro ci sarà visibilità, senz'altro non ci sono le condizioni sfavorevoli precedentemente illustrate per quanto riguardava il divieto. Poi, abbiamo visto vietato sul tratto ascendente di un dorso, di conseguenza il tratto discendente di un dorso ce l'abbiamo la possibilità, perché siamo arrivati in cima alla salita, abbiamo piena visibilità di cosa succede di fronte, quindi possiamo sorpassare. Infatti, immediatamente alla nostra sinistra, vedete che da dove è partita l'auto, ha una linea discontinua. Quindi vi ricordo, quando ci sono due linee affiancate. Ah, vieni, vieni! Ciao, c'è qualcun altro? No, boh. Perché ho aperto di qua perché di là poi. Siete già pronti via. Quindi, dicevamo, vi ricordo sempre, quando ci sono due linee affiancate, come in questo caso, una continua e una discontinua, noi facciamo riferimento a quella immediatamente alla nostra sinistra. Se alla nostra sinistra abbiamo una linea discontinua, possiamo effettuare il sorpasso, altrimenti non possiamo, ok? Poi altri casi in cui, meglio ancora, carreggiata, sempre una carreggiata, però due corsie con il senso di marcia, in questo caso lo possiamo fare anche in salita, proprio perché c'è specifica una corsia di marcia e una corsia di sorpasso. Meglio ancora se abbiamo due carreggiate separate, che sono separate proprio da uno spartitraffico, quindi minor possibilità di avere dei veicoli che ci vengono incontro, o meglio ancora, l'ultima possibilità che ci dà per poter sorpassare anche nei tratti in salita, è la strada a senso unico. Strada a senso unico, allora, purtroppo lo sto constatando mentre faccio le guide. Che una volta che avete superato l'esame di teoria, tanti segnali ve li dimenticate, ma è normale, attenzione, non è che. E cosa succede? Questo bellissimo segnale che mi dice strada a senso unico, o non lo vedete o me lo confondete con direzione obbligatoria. E poi succede all'esame, perché poi succede che a volte dipende dall'esaminatore, perché ci sono degli esaminatori che sono degli angeli custodi quasi e non dicono niente. Degli esaminatori invece che sono dei Satana e quindi non aspettano altro di, d'altronde il codice della strada è ben chiaro, non aspettano altro di verificare effettivamente che uno o si dimentica, non conosce il segnale e quindi mi fa una svolta a sinistra rimanendo a destra e finisce l'esame. Quindi questo cosa vuol dire? Non dimenticatevi i segnali verticali, soprattutto questo. Ok, altro caso, anche in un centro urbano. Che è quello che ci capita praticamente dove abbiamo l'esame di guida, è vicino alla scuola guida. È una zona però che comprende tutto, quindi è completa perché ci sono tratti in salita, discese, strade a senso unico, doppio senso, rotatorie, carreggiate, strade a due carreggiate, ad esempio via Pietro Corso, Corso Regina. E quindi dobbiamo praticamente essere preparati. Da una parte sono contento, perché come zona mi do la possibilità di vedere tutto quello che è la. Diciamo un traffico urbano completo. Dall'altra parte, invece, come zona a livello di esame è un pochettino compresso rispetto ad altre zone, soprattutto io parlo di paesi che mi è capitato di andare qualche volta, che ne so, a Carmagnola, ad esempio. Oh, c'è una strada principale con due rotatorie, quindi chi piglia la patente lì rispetto a noi è più facilitato, però il giorno che da Carmagnola deve venire a girare a Torino.
si troverà in difficoltà perché non è abituato. Quindi da una parte abbiamo l'aspetto positivo, dall'altra parte l'aspetto negativo. Detto questo, comunque continuiamo, io vi dico non preoccupatevi che tanto le patenti vedete che rapigliamo tutti quanti. Poi, altre situazioni, quindi il sorpasso è vietato, qui, vabbè, qui abbiamo le definizioni, definizioni che sarà falsa, il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è ad almeno due corsie per il senso di marcia, abbiamo visto di no, perché due corsie per il senso di marcia vuol dire una carreggiata a quattro corsie. Quindi in questo caso in curva lo possiamo fare tranquillamente. Poi, questa qui, il sorpasso è consentito in curva su strade carreggiate separate, quindi anche in autostrada, tanto di più in autostrada perché le velocità sono maggiori. Ricordiamoci comunque, poi lo vedremo anche, abbiamo già visto, comunque lo vedremo, in autostrada se non sorpassiamo la corsia di marcia è solamente questa, quindi non siamo in fase di sorpasso, dovremmo utilizzare la corsia di marcia. Considerando anche il traffico che abbiamo. Comunque, le altre due corsie sono tranquillamente per il sorpasso in curva, in discesa, in salita, proprio perché sono completamente separate dal senso opposto, si può fare. Poi, altre situazioni che abbiamo visto, il caso che era vietato, qual è? Allora, vietato il sorpasso, se era a sinistra del veicolo c'è una linea discontinua affiancata ad una linea continua, l'ho detto io prima. Immediatamente alla nostra sinistra fa fede quello che c'è, quindi se immediatamente alla nostra sinistra abbiamo una striscia discontinua possiamo fare il sorpasso. Caso contrario invece chi viene da questa parte, che immediatamente che va in questa direzione, chi viene da quest'altra parte a sinistra una striscia continua, è chiaro che non lo può fare. Poi un'altra situazione per cui a parte la linea continua, che diciamo come immagine va anche bene, possiamo fare il sorpasso quando abbiamo già superato l'incrocio. Aveva detto non è possibile sorpassare un incrocio non regolato da semaforo quando siamo ancora prima dell'incrocio. Una volta che abbiamo superato l'incrocio, il pericolo l'abbiamo lasciato indietro, quindi possiamo sorpassare, se ci sono le condizioni che non c'è nessun veicolo che viene. Idem, non si può sorpassare un veicolo che abbia segnalato l'intenzione di accostarsi al margine destro della carreggiata, è falso, perché se questo ha messo l'indicatore di direzione a destra e mentre sto transitando vedo che sta rallentando, si accende lo stop, è chiaro che non mi fermo qua dietro. Può capitare, attenzione, può capitare anche l'esame di guida, soprattutto siamo in un centro urbano. A volte ci capita il camion dell'immondizia che è davanti a noi, però non stiamo tutto l'esame dietro il camion dell'immondizia, anche l'esaminatore ce lo può dire. A volte succede addirittura che c'è la striscia continua, il camion dell'immondizia, l'esaminatore, ma ce lo dice lui, sorpassiamo, è inutile che stiamo qui. Facciamo maggiore attenzione, in quel caso lì possiamo ripassare la striscia continua. Io ho detto sempre è un muro invalicabile, però non in tutte le situazioni. In situazioni particolari, come per esempio un intralcio, qualche cosa che non mi permette di proseguire, la possiamo sorpassare. Quindi un veicolo che si è fermato sul lato destro per rallentato o comunque si è fermato, lo posso sorpassare. E chiaro, attenzione, se la strada ha doppio senso, valgono sempre la regola generale che faccio attenzione che non ci sia già qualcuno che ha iniziato il sorpasso, ma soprattutto qualcuno che viene di fronte. Quelle dopo scontate come già acquisite. Poi, anche qua, è vietato il sorpasso di veicolo della polizia, è falso, perché se il veicolo della polizia non è in emergenza, e lo vedo perché non c'ha la sirena lampeggiante blu, può essere solo che sia di pattuglia, che mi controlla la gente che sta facendo qui. Procede a 20 all'ora, 30 all'ora. In questo caso niente me lo vieta di sorpassarlo. Idem, è vietato il sorpasso in autobus fermo per la salita e discesa dei passeggeri, anche qui è falso. Tanto i passeggeri salgono e scendono sempre dal lato destro, non ci sono porte di salita e discesa sul lato sinistro. Il sorpasso noi lo facciamo sempre sul lato sinistro, per cui lo possiamo fare tranquillamente. Anche lo scolabus, facciamo più attenzione perché ci sono i bambini magari passano davanti allo scolabus, quindi dovremmo fare più attenzione. Però non è vietato sorpassare uno scolabus che abbia effettuato la sua fermata. Poi, eccolo qua, il primo dei casi, perché abbiamo detto, è sempre vietato il sorpasso a destra. Ci sono quattro casi che rivediamo adesso dove è consentito il sorpasso a destra. Primo caso, la manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler svoltare a sinistra. Quindi, indicatore di direzione, se spostato sull'asse della carreggiata, perché per svoltare a sinistra, vi ricordo che dobbiamo spostarci se la strada ha doppio senso di circolazione sull'asse della carreggiata,
Se c'è spazio, è chiaro che non è che vado sul marciapiede, eh? C'è spazio, posso sorpassarlo sulla destra, anche perché questo non gli crea un intralcio, questo qui non gli crea una situazione di pericolo. Oppure, altro secondo caso per cui è consentito il sorpasso a destra, strada a senso unico, il veicolo davanti a me ha accostato a sinistra per far salire o scendere le persone, perché ricordiamoci che sulla strada a senso unico, giustamente, non vedendo nessuno di fronte, c'è la possibilità anche di sostare sul lato sinistro. Per cui abbiamo spazio, in questo caso possiamo sorpassare a destra. Altro caso che è consentito il sorpasso a destra, e siamo al terzo, il sorpasso a destra è consentito quando il tram è in marcia, quindi sta camminando, al centro della carreggiata, se c'è spazio sufficiente. Io porto sempre l'esempio di via Monginevro, perché è in zona qui da noi, la conosciamo tutti. Via Monginevro, avete presente i tram, cos'è, 15? Che, vabbè, quello che passa, non lo so, 15. E cammina in centro. C'è spazio per sorpassare a destra, nessuno me lo vieta. Attenzione, stiamo nell'eventualità, è chiaro, che a parte che qui il pedone non c'entra niente con immagine. Comunque, facendo attenzione chiaramente che non ci siano pedoni o che ci sia spazio, perché a volte cosa succede? Ci sono le auto parcheggiate qua malamente e quindi non riesco a passare. Comunque, in casi così normali, posso sorpassare sulla destra anche se questo è in movimento. L'ultimo caso, sempre il nostro tram, che è consentito sul passo destra, quando il tram, sempre il nostro 15, in via Monginevro, effettua la fermata. Quindi lui si ferma, però spazio per sorpassare a destra ce n'è, i pedoni, che in questo caso sono i passeggeri dei tram, uscendo sono in sicurezza, perché non ci fosse la, diciamo, salvagente, sì che devo fermarmi, ma sono in sicurezza, quindi sono fermi qua. L'unica cosa che devo fare, eventualmente attenzione, se ci fosse questo signore qua che vuole salire sul tram e che vuole attraversare, allora, dato che ci sono le strisce pedonali, a quel punto lì dovrei fermarmi. Ma se è chiaro l'intenzione che nessuno vuole attraversare, il tram si ferma, lo posso sorpassare a destra tranquillamente. Poi, anche in questo caso qui, è consentito il sorpasso a destra, in questo caso, e a sinistra, se il tram è in movimento, quindi in questo caso è in movimento, e la carreggiata è a senso unico di marcia. Quindi a senso unico di marcia non viene nessuno dalla parte opposta, perché a senso unico sappiamo che non viene nessuno, quindi il tram cammina in centro, avrà eventualmente una corsia riservata per lui. Quando cammina in centro deve stare a senso unico, di solito una corsia specializzata per lui. Quindi anche in questo caso lo posso sorpassare sia a destra che a sinistra. Sempre attenzione ai pedoni che attraversano la strada. Poi, ritornando invece dove c'è il passaggio livello, nei casi consentiti, se vi ricordate abbiamo detto vietato il sorpasso in presenza di un passaggio livello non, senza la segnaletica o comunque non regolato. Quindi io avevo detto, quindi non possiamo sorpassare nel caso che ci sia un passaggio livello senza barriere e senza barriere. Qui abbiamo un passaggio livello senza barriere, però abbiamo la lanterna qui che inizia a lampeggiare prima dell'arrivo del treno. Quindi in questo caso è segnalato. Allora, se ho lo spazio sufficiente, che quindi non invado la retta corsia, posso effettuare il sorpasso. E quando non c'è proprio niente, che c'è solamente la croce di Sant'Andrea e il segnale di stop, che non lo posso fare. Se no, tutti gli altri casi, posso fare il sorpasso rimanendo dentro la mia semicarreggiata. Idem, anche qui, incrocio regolato da semaforo, in questo caso, due corsie chiaramente che ci sia, o comunque una corsia sufficientemente ampia per mantenere due file di veicoli affiancate, anche perché abbiamo detto per le strade urbane in presenza di traffico intenso è consentita una marcia per file parallele. Di conseguenza, se è consentita la marcia per file parallele, è consentito anche il sorpasso a destra. Attenzione, soprattutto quando abbiamo il veicolo che ha già messo le frecce per girare a sinistra. Ma anche se questo andasse dritto, non mi cambia niente. In questo caso, vabbè, non è sorpasso, è scorrimento, perché stiamo viaggiando praticamente sulla stessa strada. Comunque, c'è spazio, semaforo, posso sorpassare a destra. Oppure, caso estremo, incrocio, completamente privo di segnaletica, privo di vigile, privo di niente, posso, che abbiamo detto che è vietato il sorpasso, posso sorpassare solamente le biciclette, perché si spera che le biciclette camminino
il più possibile vicino al margine destro e ci sia uno spazio sufficiente per sorpassarlo. Per biciclette, ricordo, intendo adesso anche i monopattini, anche se per quanto riguarda i quiz non li menziono ancora, però sono stati praticamente i monopattini, abbiamo detto che sono stati acquisiti come biciclette, quindi devono rispettare lo stesso codice della strada. Quindi anche in questo caso potremmo sorpassarli senza invadere l'altra corsia, e anche se non c'è il semaforo o non c'è il vigile. Poi, anche qua, è consentito il sorpasso nell'intersezione. Intersezione, ricordo che è un termine tecnico per dire incrocio. Se la strada è a precedenza, quindi siamo su una strada di priorità rispetto a quelle che stiamo transitando, ok? Però le caratteristiche cosa deve avere? Due carreggiate separate e che ci sia almeno due corsie per ogni senso di marcia. In questo caso possiamo anche qui sorpassare tranquillamente a destra o comunque possiamo anche camminare per file paralleli. Tutte le definizioni false. Allora, il sorpasso a destra è consentito quando si percorre una strada extraurbana a senso unico, in questo caso è falso. Attenzione, strada extraurbana a senso unico, il sorpasso non è consentito. Dove però? A destra, perché abbiamo visto il sorpasso a destra è consentito sulle strade urbane, quando il veicolo davanti a me si è spostato per girare a sinistra, o sulle strade a senso unico o dei tram. Sulle strade extraurbane è sempre vietato, anche se la strada a senso unico. Poi, anche quel falso, non si può sorpassare in corrispondenza dei dossi su carreggiata a senso unico a due corsie. Allora è falso perché abbiamo detto dosso a senso unico a due corsie posso sorpassare tranquillamente, perché tanto non viene nessuno di fronte. Quindi. Poi sorpasso è vietato sulle curve, sui dossi delle strade a senso unico. Senso unico, abbiamo sempre detto, non viene nessuno di fronte, si spera. Quindi posso sorpassare. Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è ad almeno due corsie per senso di marcia, e falso anche questo. Per due corsie per senso di marcia, abbiamo visto, posso sorpassare anche in curva. C'è una corsia di marcia, una corsia di sorpasso per il mio senso di marcia, idem per chi viene di fronte, avrà la sua corsia di marcia e la corsia di sorpasso. Ultima, è vietato il sorpasso se alla sinistra del veicolo si trova una linea bianca discontinua affiancata da una continua. Anche in questo caso è falso perché alla sinistra del veicolo, abbiamo detto, quando sono due strisce, noi dobbiamo fare riferimento sempre a quella che ho immediatamente alla mia sinistra. Qui mi specifica, alla sinistra del veicolo c'è una striscia bianca discontinua affiancata a una continua. Quindi me lo dice qua, si trova una linea bianca, se alla sinistra del veicolo una linea bianca discontinua. Quindi abbiamo visto, perché sono nel tratto discendente di un dosso, lo posso fare il sorpasso. Ok, sono stato un po' lungo, ma adesso sento un pochettino voi. Allora, partiamo da qua che c'ho due splendide ragazze, dai. Sara. Vero? Porca miseria, cosa è successo? È consentito il sorpasso nell'intersezione riguardo all'agente del traffico? Sì, l'abbiamo visto precedentemente. Ti ricordi? Ieri. Quando l'incrocio riguardo al semaforo da agente del traffico, attenzione, corsia che mi permette di fare il sorpasso. È consentito, ok? Nicola. Falso, benissimo, rientra negli argomenti di oggi. Ok, adesso partiamo da casa, mettiamo giù che così se non c'è spazio riesco a farvi vedere tutti. Allora, Elisa. Vero. A destra dei motocicli, non abbiamo parlato a destra dei motocicli, se ti ricordi. Giusto. Ok. Lorenzo. Falso. L'abbiamo visto adesso. Tram, cosa mi dice? Strada a senso unico e la larghezza della carreggiata lo consente. Il mio tram cammina in mezzo. Strada a senso unico, posso passare sia a destra che a sinistra. Giusto, giusto. Ok. Ipter. Vero. Ok.
Adesso Nicola. Falso. Vero. Un dosso è considerato sulla strada due carreggiate separate. Eh? Abbiamo una carreggiata in un senso e l'altra carreggiata nel senso opposto. Ok? Gabriel. Falso. Ok, ragazzi, allora, leggiamola bene la domanda, perché purtroppo queste domande qua sono quelle più brutte, perché non c'è un'immagine e quindi devo stare lì proprio a leggere parola per parola. Basta che una parola sia messa prima o dopo, mi cambia completamente il senso. Quindi leggiamo bene la domanda, cerchiamo di trovare bene il soggetto. Allora, è consentito il sorpasso nell'intersezione, quindi stiamo parlando di un incrocio. Se la strada è a precedenza, quindi abbiamo una strada che ha diritto di precedenza, ok? Però che condizioni deve avere questa strada? Ha due carreggiate separate, quindi diciamo, l'incrocio con il veicolo che viene di fronte non c'è perché c'è uno spazio di traffico in mezzo, e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale. Quindi siamo come corso Francia, carreggiata centrale, spazio di traffico che divide il senso di marcia, addirittura qua ci sono tre corsie, fa lo stesso. E abbiamo una precedenza sulle altre strade, ok? Quindi leggiamo bene bene la domanda, ripeto, sono le più bastarde queste a livello dell'esame, perché l'immagine ci aiuta tantissimo, perché è più facile memorizzare quello che è l'immagine e di conseguenza tutto quello che abbiamo studiato su quell'immagine. Quindi abbiamo già, diciamo, uno schema, una mappa mentale già fatta. Qua purtroppo non c'è niente, me la devo immaginare io, ok? Luis. Falso. Poi ci sono queste facili che Luis è stato fortunato, che qua, vabbè, è proprio quattro parole. Chiara. Fatti il tuo film. Adesso non è una battuta, ma fatti il tuo film mentale davvero. Immagina di essere sull'auto, ok? Quindi hai appena superato un veicolo, sei su una strada da almeno due corsie di marcia, quindi una di marcia e una di sorpasso. Ne ho appena superato uno. Davanti c'è un altro subito nella stessa corsia che ho sorpassato, che è a 10 metri. Secondo te posso sorpassare? Sì, quindi è vero. Ok. Quindi adesso rifacciamo di nuovo tutte le domande, che così cerchiamo tutti assieme di ragionare e farsi il film. Di nuovo Chiara, va? Partiamo dal fondo stavolta. Falso. Ok, strada a senso unico, hai ragionato bene. Luis, sei sempre fortunato, dai. Leggila bene, però. Falso. Ok, perché? Perché mi dice intersezione in generale, non mi specifica se è senso unico, potrebbe essere qualsiasi intersezione. Non me ne frega niente che venga nessuno dalla destra, perché chi se ne frega. Il discorso è della intersezione, che non specificandomi com'è, potrebbe essere, ripeto, senso unico, una corsia, due corsie. Non posso dire vero, quindi... presumo che sia falso, ok? Gabriel. Vero. Ok, perfetto. Quindi l'incrocio regolato dai semafori è consentito il sorpasso, chiaramente, perché essendo regolato abbiamo una certezza che quando noi stiamo attraversando non c'è nessuno che viene dagli altri lati. Nicola. Vero. Ottimo. Aggiungo io. C'è molto più gente.
Ah no, sono qua. Lorenzo. Vero. Ok. Elisa. Falso. Benissimo. Nicola. Vero. Ottimo. Ipteg. L'ultima parola non l'ho capito. La linea link? Longitudinale. Vuol dire la linea nella stessa direzione che noi andiamo, la linea che ci fiancheggia noi. Perché dove c'è il semaforo e c'è lo stop è una linea trasversale, messa di traverso alla nostra direzione. Longitudinale vuol dire parallela alla nostra direzione. Quindi falso? Certo, perché è tratteggiata. Benissimo. Qua niente. Sara. Ok, Nicole. Falso, perché sempre ha fatto bene. Adesso ragazzi, ditemi voi, facciamoci ancora un giro di queste domande o continuiamo con... perché sono finiti i sorpassi con questi. Come volete voi, se volete facciamo ancora un giro, visto che sono quelle che hanno creato un pochettino più di problemi, che non avevamo ancora capito la tecnica come dobbiamo fare. Ok? O vado avanti. Non c'è nessuno, cosa dici? Vado avanti. Vado avanti. Un altro giro, dai, 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 che mai non ci fa. Sara. Bene, perché, no, aspetta, vero, consentito il sorpasso in prossimità del passaggio di livello senza barriere. Se la circolazione è regolata da semafori, è consentito. L'ultima immagine che abbiamo visto? Le due cose che rampeggiano, sì, ok. No, se senza semaforo non puoi fare. Nicola. Vero, è vietato il sorpasso. Allora, arriva il passaggio di Vego. C'è uno col carretto degli animali che va piano 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 piano. Dico, porca miseria, questo va troppo piano, lo sorpasso. Attenzione però, mi devo spostare completamente sul retro senso di marcia. Ok, spostare sul lato riservato retro senso di marcia. Senza rimanere, esatto. Da casa, Elisa. Vero. Questa è una passeggiata, dai. Luis da casa. Oh, Luis, stavolta ti ho beccato, dai. Vero. Bravo. Lorenzo, voi vedete, ci ha pensato, soprattutto teniamo conto che Luis l'italiano, cos'è? Cos'è già peruviano Luis? Sì, peruviano.
Quindi l'italiano sa bene lo spagnolo, lui, ma l'italiano lo sta imparando insieme a noi al momento. Esatto, quindi ha impiegato il tempo che ha impiegato, ma non siamo di fretta. Ha capito bene com'era e ci ha risposto. Ok, quindi non corriamo, tanto qua non siamo a tempo. Poi anche all'esame, attenzione, avete, cos'è, 40 minuti. Quindi avete tutto il tempo, avete addirittura un minuto per ogni risposta, per cui avete tutto il tempo. Dai Lorenzo. Vero. Ottimo. Poi, Ipter. Vero. Sì, Urbano. Va bene, dai, Nicola. È falso. Certo, perché abbiamo visto l'autobus, tanto i passeggeri scendono sempre dal lato destro, perché non sono poi da sinistra, per cui possiamo facendo attenzione sul passare. Gabriel. Falso. Sei tenuto distante, mi piace. Chiara. Vero. Ok, ancora Ipter una volta. Vero. Mannaggia. Allora, il sorpasso a destra è consentito quando il filobus è fermo per la salita delle scale dei passeggeri, anche se non esiste il salvagente. Ma se... l'abbiamo vista prima se, che non c'è la salvagente e possono fare quando il sorpasso a destra. Quando è in movimento. Qui mi dice, ah, okay. In mezzo al passeggero che scende, non c'è salvagente, si trova in mezzo alla strada. Ok. Nicola. Falso. Ah, va bene, avete risposto assieme. Va bene lo stesso, tanto... L'ultima, dai, poi cambiamo argomento a bene. Immaginati la strada, allora, sei in discesa. Falso. Di un doppio salto. Ok, vero. Allora, strada discendente, sei in discesa, ok? Ok. Tu hai ragionato, non hai guardato discendente, ma hai ragionato, ah, strada, solamente due corsie, doppio senso di marcia, non so chi viene dall'altra parte, però in salita non lo posso fare. Se sei in discesa, perché sei in cima al dosso, hai piena visibilità e quindi se non c'è nessuno puoi andare. Ok. Ancora una, Ipter, dai, non ti voglio male, ti voglio bene, lo faccio perché ti voglio bene questo. Stai attenta qua. Vero. Ok. Va bene, andiamo, cambiamo argomento che il sorpasso ormai ci ha già rotto abbastanza le scatole. Sorpasso, 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 casi consentiti. Cosa c'è adesso? Non mi ricordo più. Precedenza, sorpasso, sosta, fermata, arresto, partenza. Raga. Va bene, allora, definizioni. Definizione di arresto, definizione di fermata, definizione di sosta. Allora. Per arresto si intende quando io arrivo a un semaforo e mi devo fermare perché il semaforo è rosso. Arrivo a uno stop e mi devo fermare perché c'è lo stop. Arrivo a un passaggio a livello chiuso e mi devo fermare perché c'è il passaggio chiuso. Sono tutte situazioni che su quel punto lì, in quel tratto di strada, a me non me ne frega niente di fermarmi in quel punto.
sono obbligato per causa di forza maggiore, e questo è l'arresto del veicolo. La fermata, invece, la fermata è quella manovra che mi permette di sospendere la mia marcia perché ho incontrato il mio amico, lo vedo lì sulla strada, gli voglio dare un passaggio. Quindi anche dove c'è il divieto di sosta, okay, anche dove c'è la fermata degli autobus, anche nel posto riservato agli invalidi, anche davanti a un passo carraio. Perché? Perché è una situazione temporanea, limitata nel tempo. Far salire o scendere la persona, 30 secondi. Devo scendere perché devo, che ne so, ho accompagnato mia mamma da trovare sua sorella, devo scendere a aprire la porta, ci impiego 30 secondi. Quindi la fermata è quella interruzione della marcia momentanea, limitata nel tempo, dove io non abbandono il veicolo. L'ultima definizione che troviamo, poi ne manca ancora una, che troviamo qua, che poi andiamo a vedere nello specifico. Comunque non mi limito solo io a chiacchierare, ma vediamo anche le immagini, così le memorizziamo bene. La sosta. La sosta è quando io arrivo a casa la sera da lavorare o cosa, parcheggio la mia auto sotto casa, vicino al marciapiede, chiaramente la lascio in modo che non crei in traccio o dove non ci sia il divieto di sosta, e la posso lasciare a tempo indeterminato. Ad esempio, domani che io me ne vado via, l'auto qui della scuola guida la lascio qui in sosta, spero che nessuno se la rubi, speriamo, e la lascio per tutto il tempo che sono via, sarò quei 5 giorni, 6 giorni, perché? Perché io non la uso, è parcheggiata bene, non dà fastidio, in quel caso lì l'auto è in sosta, ok? L'ultima definizione che non trovo qua, che non so, c'è qualche domanda anche, è la sosta sulla corsia d'emergenza. La sosta sulla corsia d'emergenza è sempre vietata. Possiamo eventualmente fermarci sulla corsia d'emergenza perché abbiamo un guasto del veicolo, un malessere di un passeggero, e comunque al massimo 3 ore. In quelle 3 ore devo risolvere il mio problema. Tanto in autostrada comunque è sempre c'è sempre la polizia o comunque anche gli addetti dell'autostrada stessa che continuano a girare. Ok, e questo lo andiamo adesso a vedere bene con le foto, che così memorizziamo bene. Allora, per quanto riguarda la... Cosa c'è scritto qua che non riesco a leggere, che ho fatto troppo grande e non riesco a leggere cosa c'è scritto sotto? Ah, definizione di sosta, vabbè, potevo immaginare. Lo rifacciamo grande. Allora, sospensione della marcia, quindi mi fermo, sospensione della marcia. Protratta nel tempo, io lascio la mia auto qui 5 giorni all'autoscuola, con la possibilità del conducente di allontanarsi dopo aver spento il motore del veicolo. Quindi il mio veicolo è in una zona riservata, prima di tutto è il posto davanti all'autoscuola riservato. Chiaramente non lo lascio con le chiavi sopra o aperto, lo chiuderò in modo che non possa essere rubato o quant'altro, e lo posso lasciare qui definitivamente. Potrei lasciarlo anche un mese, ok? L'importante è, facciamo attenzione, che se è un'area a pagamento, devo pagare quello che è l'importo che sono soggetto a pagamento. Se no, lì mi possono dare la multa lo stesso. Ok, poi fermata, eccola qua. Temporanea, quindi ridotta nel tempo, 30 secondi, 1 minuto, 3 minuti, comunque non è mai definitiva, non è mai protratta nel tempo. È volontaria, lo decido io, perché c'è il mio amico lì, gli dico, oh ciao, come stai, come sta tua sorella? Sospensione della marcia, quindi temporanea e volontaria sospensione della marcia, per consentire la salita o la discesa ai passeggeri. Vuoi un passaggio? Sì, dai, sali su. Non deve creare intralcio, è chiaro che se fosse una strada dove c'è solo una corsia, una strada a senso unico, dove c'è il divieto di fermata, non lo posso assolutamente fare, perché crea una situazione di intralcio. In questa situazione mi posso sorpassare. Ho messo il mio indicatore di direzione, quindi è chiaro che sono fermo, lo posso fare perché c'è spazio per gli altri veicoli, non crea una situazione di intralcio. Il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia. E comunque sono qua, nell'eventualità arrivasse, che ne so, un autobus che non ci passa, sono pronto ad andarne. Poi, arresto, interruzione della marcia del veicolo dovuto alle esigenze della circolazione, per esempio il semaforo rosso. Io ho detto lo stop, ho detto il passaggio livello, tutte quelle situazioni che c'è proprio una linea di arresto. Poi, ah no, ce lo dice anche qui la corsia d'emergenza. Interruzione della marcia per la via del veicolo o malessere del conducente. Quindi corsia d'emergenza, posso, ripeto,
sostare nel senso che aspetto il soccorso, perché in ogni caso non abbandono il veicolo, o quantomeno lo abbandono giusto per mettermi il mio giubbottino, andare a mettere il triangolo che dobbiamo sempre segnalare e andare a chiamare eventualmente dove c'è la colonia di SOS, andare a chiamare il soccorso. Però non è che lo abbandono e me ne vado via, lo vado solo, mi sposto momentaneamente per chiamare il soccorso. Ok. Nicola, dimmi. Ma la durata delle 3 ore in corsia di emergenza vale anche nella piazzola di sosta? No, no, la piazzola di sosta 24 ore. Ok, ok, ok. Io parlo proprio solo di corsia di emergenza, la piazzola vale 24. Ok, va bene, grazie. Nicola. Allora, la fermata di un veicolo è sempre consentita perché è informazione agli agenti del traffico. Attenzione, abbiamo detto, dove c'è il divieto di fermata? Ah, non posso chiedere. Non posso chiedere, ok. Sara. Vero? Temporanea sospensione fermata. Temporanea sospensione della marcia. Temporanea vuol dire poco tempo. Di brevissima durata, come ad esempio per chiedere informazioni agli agenti di traffico. In questo caso, allora, la differenza tra quella di prima, fermare il veicolo è sempre consentito per chiedere informazioni agli agenti di traffico? No, perché sempre, qualsiasi caso. Esatto, di fermata non posso fare. Qua invece, parliamo sempre degli agenti di traffico, però la fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come ad esempio per chiedere informazione agli agenti di traffico. In questo caso qui non mi dice che è per sempre, mi dice un'interruzione della marcia momentanea. Ok? Purtroppo sono quelle cose che bisogna entrare nell'ottica di questi quiz. Dove sono? No, non lo so. Boh, non lo so. Sì, anch'io sentivo un po', ma non lo so. Vabbè, Ipteg. Vero. Ok. Nicola, ma forse sono io quando do il verbo, vediamo. Falso. Falso, perché potrebbero essere anche 2 o 3, ti senti. Elisa. Falso. Ok. Luis. Vero. Ok. Dove siamo? Ci siamo persi. Luis? Lorenzo. Lorenzo. Falso. Ok. Non c'è più nessuno. No, si vede che sono... sono andati via. Vabbè, facciamo ancora un giro. Chiara? Ah, scusa Chiara. Falso. Certo. Non lascio il motore acceso, mi allontano. A meno che voglio farmelo rubare, allora in quel caso. Gabriel. Falso. Ok. Continuiamo, va, facciamo un ritorno. Nicola.
Vero. Falso. Allora, durante la fermata il conducente può allontanarsi per il brevissimo tempo prima di riprendere la marcia. Fermata, cosa abbiamo detto? Limitata nel tempo, ma io non posso abbandonare il veicolo assolutamente. Quindi, ad esempio, scendo un attimo, lascio in doppia fila il veicolo e vado fino al tabacchino a comprarmi le sigarette. No, è una fermata, sì, perché ci impiegherò 2 minuti. Però non lo posso fare perché abbandono il mio veicolo. Lo stesso esempio invece. Sono con mio fratello in macchina. Ascolta, mi fermo un attimo qui in doppia fila, tanto i veicoli ci passano in ogni caso. Sto in macchina, vammi a comprare sigarette. In quel caso lo posso fare, perché ci impiegherà 2 minuti, io comunque sono in macchina. Dovesse dare fastidio, mi sposto, mi allontano, ok? Cosa non posso fare invece la fermata e abbandonare il veicolo. Nicola. Vero. Ok, sosta di emergenza e il veicolo si è guastato e mi sono dovuto fermare. Ipter. Vero. Ok, Luis. Falso. Ok. Gabriele di nuovo. Gabriele, non c'è ancora. Sì. Falso. Ok. Aspetta, no. Chi? Elisa. Vero. Ok. Sara. Ok, e Nicola, non Nicola, Nicola che ce l'ho qua. Ok, allora vado avanti perché non voglio fermarmi solamente qua. Comunque mi raccomando ragazzi, dove non c'è nessun, avete visto, dove non c'è nessuna immagine, è un pochettino più impegnativa, nel senso che dovete immaginare voi quello che non ci propone il disegno, quindi il testo. Quindi immaginatevi voi il disegno, immaginatevi la situazione, quindi fate finta di essere voi sull'auto che vi succede questo, che e così è molto più facile anche trovare una soluzione. Detto questo, continuiamo con la nostra. Ok, parcheggio. Oh, parcheggio vuol dire che chiaramente possiamo lasciare il nostro veicolo tranquillamente in sosta. Perché la differenza anche qui, come definizione, a livello di definizione sia di italiano che di livello di codice della strada, la sosta è proprio il verbo, che io sosto col mio veicolo e lo lascio lì a tempo determinato. Il parcheggio invece, quando io, è anche il verbo, però lascio il veicolo in un'area riservata. Quindi mentre la sosta la posso lasciare a fianco del marciapiede, anche se non è, cioè sulla strada comune. Il parcheggio viene identificato come il mio veicolo che lo lascio in un'area riservata adibita a parcheggio. Quindi c'è la P, chiaramente, ci sono gli stalli di sosta, quindi dipinto sulla pavimentazione, e quello lì è definito come parcheggio. Sono sottigliezze, purtroppo per il quiz dobbiamo anche guardare queste cose. Eccolo qua, quindi primo esempio, parcheggio e cautele. Cautele cosa vuol dire? Per soprattutto Luis che non sa l'italiano. Cautele vuol dire attenzione, quindi dobbiamo fare attenzione. Perché dobbiamo fare attenzione?
Perché, come nell'esempio ci dice qua, nelle zone predisposte per la sosta, il conducente deve collocare il veicolo nel modo prescritto dalla segnaletica. Quindi devo metterlo dentro le strisce bianche, in parole povere. Non lo posso mettere in una posizione, adesso non riesco a disegnare, comunque di traverso non lo posso mettere che occupa due posti. Ok? L'ultimo, sì, l'ultimo esame che tu hai avuto, che come esaminatore avevo un Satana, perché ripeto, ci sono gli angeli custodi e ci sono anche i Satana. L'ultimo esame è una donna, è tutto. Comunque, è un Satana femmina. Mi ha bocciato anche la ragazza, l'aveva fatto anche, cioè non era solo per il parcheggio, attenzione, non è che mi bocciano una perché lascia l'auto in parcheggio, perché tanto il parcheggio non è una situazione di pericolo. Lo rifaccio e si risolve la situazione. Però tra le altre cose che mi ha anche sottolineato il motivo per cui l'ha bocciata, c'è anche questo. Ripeto, non è un motivo principale per cui l'ha bocciata. Altre cose, tra cui ci ha messo anche questo, ok? Se avesse fatto solo il parcheggio malamente, si rifaceva tranquillamente e niente era. Detto questo, parcheggi possono essere anche in aree private, il parcheggio delle gru, il parcheggio di un garage. Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnali orizzontali, quindi le nostre strisce, il conducente deve sempre sistemare il proprio veicolo entro, quindi vuol dire dentro, uno degli appositi spazi. Attenzione, per quanto riguarda i quiz, troverete anche la parola stalli, vuol dire la stessa cosa. Stalli di sosta si usava quando c'erano i cavalli. Comunque vedete che qui molte definizioni sono rimaste all'epoca di 100 anni fa. Beh, porto qualche esempio, velocipede, sdrucciolevole, sono tutte definizioni che adesso in linguaggio moderno non si usano più. Idem gli stalli di sosta, sono gli spazi. Senza invadere quei contigui, anche qui un termine che si usava 100 anni fa, contigui cosa vuol dire? Vicini, ok? Poi, durante la sosta è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento meglio conosciuto come freno a mano. Perché di stazionamento? Perché il termine stazionamento vuol dire che io mi fermo, staziono con il mio veicolo, me ne vado, chiudo il motore, spengo il motore, e metto il freno a mano, quindi freno di stazionamento, lo troverete anche sul quiz stazionamento, ed inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità. Infatti la terminologia che usa l'esaminatore, finito l'esame, dice va bene, l'esame è finito, accostiamo il marciapiede, poi dice va bene, comandi a posto e mi faccio vedere come scende. Comandi a posto cosa vuol dire? Metto il cambio in folle, tiro il freno a mano, spengo il motore, metto la prima. Quindi il mio veicolo devo lasciare inserito con la prima inserita e il freno a mano tirato. Freno a mano che o può essere quello chiaramente il freno a mano, come in questo caso qui è chiaro la terminologia, perché con la mano tiro un qualche cosa. O può essere elettrico, che c'è solamente un pulsantino, si chiama sempre freno a mano. Meglio, comunque non tiro proprio niente perché praticamente aziono elettrico o aziono tramite un pulsante, però lo scopo è sempre quello di bloccarmi il mio veicolo. Poi abbiamo detto devo inserire la prima marcia, quindi durante la sosta nelle strade a forte pendenza è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento o il freno a mano, inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità, di conseguenza la prima perché è quello più basso, e lasci il veicolo con le ruote sterzate verso il marciapiede. Quindi immaginate una strada a forte pendenza, abbiamo detto metto la prima, tiro il freno a mano e poi cosa faccio? Giro le ruote verso il marciapiede in modo che se il freno a mano non tiene, la prima scappa che non l'ho messa bene, l'auto anche se in discesa non va tanto distante perché le ruote sono sterzate contro il marciapiede, al massimo farà 1 metro e poi si ferma. Poi, eccolo qua. Durante la sosta nella strada a forte pendenza è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento, il nostro freno a mano, inserisca l'appoggio più basso del cambio di velocità, quindi la prima marcia, e lasci il veicolo con le ruote sterzate verso il marciapiede. Questa è una strada a senso unico, quindi si può sostare anche sul lato sinistro, ruote sterzate verso il marciapiede, che così in caso che uno, due non funzionino, il mio veicolo si appoggia al marciapiede. Sono già le tre. Poi è opportuno che il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato sinistro in una strada urbana a senso unico, quindi strada a senso unico posso anche lasciare il mio veicolo in sosta sulla sinistra,
Ricordi al passeggero di prestare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono prima di aprire la portiera, perché se parcheggio di qua, chiaramente devo fare attenzione, visto che io sono di là, chi scende è a lato della strada, quindi deve fare attenzione prima di aprire la portiera che non arrivi nessuno, ok? Se non vuole la portiera aperta. Poi questo vale anche per chi guida, anzi maggiormente per chi guida. Quando si aprono le porte di un veicolo bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli utenti della strada. Stamattina mentre facevamo la guida, a momenti portavamo via uno sportello 1, perché ha aperto mentre stavamo arrivando senza guardare. Meno male che tra tutte e due, tra la ragazza che stava guidando e io che sono di fianco, siamo riusciti. Io ho suonato il clacson e l'altra è riuscita a deviarlo in poco tempo. Poi, prima di aprire lo sportello di un veicolo, dal lato rivolto verso il marciapiede, bisogna assicurarsi che non sopraggiungono i pedoni. Lo stesso discorso, A parte questo che è parcheggiato sul marciapiede. Comunque, devo fare attenzione, soprattutto quando per il passeggero che scende dal lato del marciapiede, aprendo le porte, per attenzione, purtroppo i marciapiedi adesso sono usati anche dai ciclisti e dai monopattini, e quelli vanno veloce. Quindi facciamo sempre attenzione. Discesa dei bambini lo vediamo dopo, perché non ce la faccio più perché c'è già la guida. Va bene? Allora, ricapitolando tutto quanto. Domani non ci sono alle 2. La lezione la faccio sempre su Zoom. Non so che ora sia, può essere che sia alle 7 come alle 8, dipende un pochettino. No, domani no, assolutamente, perché sono in viaggio. Quindi domani la saltiamo completamente. Venerdì la faccio, non so alle 2, ma sarà difficile, ma senz'altro verso le 7 e 8 poi ci sarà. Comunque vi mando un messaggio sul gruppo per dire a che ora la facciamo e poi sempre Zoom, quindi se volete partecipare ben contento, nella peggiore delle ipotesi comunque è registrata, quindi la potete vedere, ok? Grazie, ciao. Ciao. Hey, ciao Beppe. Ciao. Sì, grazie.